Haleakala! E dove siamo? Non lo so. C'è un punto dove salvare? Sì, ovviamente. Altro mostroide di pietra che dobbiamo combattere. Come non gliene frega niente a Stitch. Preso in pieno. Io continuo a zampettare. Ciao. È stato anche più semplice che con Lilo, perché continuava ad apparire sempre in quella zona. Quindi usiamo ancora Stitch o passiamo con Lilo? Andiamo con Lilo allora. Il sentiero Meakanu. Dovrei rivederli tutti i film di Lilo e Stitch. È da un sacco di anni che non li ho visti. L'ultimo che avevo visto era proprio l'ultimo, che era Leroy con Stitch contro Leroy, o Leroy contro Stitch. Leroy forse si chiama. Leroy credo l'avessero chiamata. Aspetta, questa la prendiamo. Non mi esplode nell'inventario, vero? Ecco fatto. Ma povero Riccio comunque. Dai. E lo sapevo. Puff. Mi ha colpito comunque. Cioè, mi ha sbalzato, quello è poco ma sicuro. Non ho visto se mi ha tolto danno però. Sì. Allora, aspetta un attimo. Non sono sicuro che forse... Aspetta. Sì, avrei potuto saltarci lo stesso. Ho corso un rischio inutilmente. Vorrei vedere. Ok, no, in realtà mi ha solo sbalzato via la pianta. Non mi ha fatto danno. Strano. Ed è appena apparsa. Ok, ecco fatto. Dai. Becca di questo. Allora, a questo giro però... Aia, che male! Ecco, lo sapevo che sarebbe successo. Non mi ricordo cosa fa il cucchiaio. Grazie della salute. Siamo già a 30 di questi. Credo che il cucchiaio instachilli... Forse tutto. Però non ne sono sicuro. Non voglio provarlo su nemici come questo. Però se riusciamo ad utilizzarlo su un nemico un pelo più grosso. Ecco qua. Grazie. Tu vieni con me. Per fortuna non ci esplode, quindi. Grazie. Anche se effettivamente non ne avevo bisogno, non a questo giro. Ok, allora. Non è stata una bella idea la mia, effettivamente. Volevo salire su tutti quanti e poi camminarci sopra. Vabbè, grazie della salute. Vorrei solo ricordarmi cosa fa il cucchiaio, però. Aia, eccolo. Sapevo che ero scemo. Come fa a risalire? Meccaniche strane di cose strane. Allora, aspetta un attimo. Penso che ce la dovrei fare con un salto, dicevo. Allora. No, eh. No, è stata una pessima idea e me ne sono reso conto subito. Stiamo per rischiare la morte per nulla. Puff. Avrei... Allora. Ecco fatto. Stavo per dire, potremmo provare a prenderlo dopo aver trovato una cura, ma a questo punto
Allora, vai. 2 e 3. Colpiscilo. Allora, aspettiamo che ritorna. Siamo già a 9 vite, non sono tantissime, però già qualcosa. La musica è bellissima comunque. Allora, ma c'è un cinghiale gigante. Allora, vai. Ecco qua. Mi servirebbe una cura. Non sarebbe male, eh. Ma... ok. Più che altro stavo cercando di capire se mi sarebbe venuto addosso adesso o se avrei dovuto evitarlo e basta. Oh, per fortuna un pezzo di salute. Ecco qua. Siamo a 76, dai, non è male, ce la possiamo fare. Ci riusciamo con un salto. Se solo saltassi bene. Ma perché? Perché in quel pezzo non salta? Ma scusami. Allora, forse c'era un muro invisibile. No, qua è scivolata da sola. Qua non mi prendo nessuna colpa, è scivolata. Comunque, mi sa che c'era tipo un muro invisibile in quel punto che ci impediva il salto. Aspetta. Ecco, fatto. Ci ha impedito il salto. Questo vuol dire che dobbiamo per forza di cose usare la pedana. O magari sono scemo io e non saltava perché non premevo bene, non lo so, ne dubito. Ma da lì a lì ce la fai tranquillamente con un salto. Dai. 2, 3. Ecco fatto. Mi sento così stupido ad aver perso una vita per nulla. Ecco fatto. Forse una avrei dovuto prendervela. 2, 3. Forse uno di quei barili avrei dovuto tenermelo da parte. Forse, non lo so. Potremmo prenderlo già adesso. Vieni qua, cinghiale. Ecco fatto. Uno ce lo prendiamo. Ok, siamo a 94. Perfetto, le abbiamo trovate tutte. E abbiamo anche sia mantenuto un barile che un cucchiaio, dai. Non ci possiamo lamentare, penso. Dan dan dar dan dan.